al Galà del Cinema di Saronno. Grazie a tutti per la vostra numerosa partecipazione in questo ciclo storico della nostra città, ha più di 100 anni di storia, come sapete. E per me è veramente una serata emozionante questa sera, ma prima di entrare nel vivo di questa serata è doveroso fare i saluti alle autorità cittadine, ed è qui con noi colei che ha collaborato, anzi è un'anima di questo galà, il vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Saronno, la dottoressa Laura Succi. Buonasera. Grazie, grazie. Sono contentissima di essere qua, questo cinema pieno, in un periodo in cui capita ormai purtroppo non molto spesso, è veramente una gioia. Grazie assessore, anzi tra poco la richiamerò di nuovo qui. Nel frattempo, questo è un galà del cinema, abbiamo pensato di portare qui una star. Questa sera saranno brilla per la che è qui con noi. Grazie a lei abbiamo imparato a conoscere e apprezzare grandi opere della cinematografia, giusto? Ecco, l'ho fatta apposta la papera così vi ricordate di lei adesso. E è anche attrice. Sicuramente conoscete tutti i bellissimi di Rete 4, e abbiamo qui la bellissima e bravissima Emanuela Fogliero. Mi dicevo, ma chi è che sta arrivando? E invece ero io. Grazie, sono già arrivata. Allora, buonasera a tutti, sono felice davvero di essere qui questa sera per questo film che insomma avrà sicuramente un grande successo, perché è un film dove riunisce un po' tutti, no? Le famiglie, poi ci sarà poi la proiezione e poi ne parleremo, perché insomma non è il solito film di Natale, ma è un 2.0. Grazie Emanuela, tra poco ti richiamiamo. Bene, dicevo, è veramente una serata emozionante per me, perché dovete sapere che qualche mese fa il mio primo film, Guerre Stellari, Il Ritorno dello Jedi, lo vidi proprio qui in questa sala, ero seduto più o meno in quella zona, e mi immaginavo poi, talmente ero immedesimato nella trama del film, che questa sala fosse un'astronave. Da lì ho cominciato a sognare. Poi questo quasi nessuno di voi lo sa, perché l'ho tenuto sempre segreto, appena compiuto 18 anni, mi sono fatto 4 anni, non si vede ma ci sono, di scuola, di teatro, recitazione, regia. Poi però, a cosa fai con quello? Cosa guadagni? E allora metti nel cassetto per un certo periodo. Poi però certe attitudini emergevano, in questa sala presentai, qualcuno di voi si ricorderà, l'allora direttore della sala stampa del Vaticano, Joaquín Navarro Valls. E poi sono stato a fare altre cose per un po' di tempo, e oggi rieccomi qui, si chiude il cerchio, di nuovo a presentare un film che è stato concepito proprio nel periodo di pandemia, un periodo proprio più buio di lockdown, a 200 metri di qui, da me e dal produttore Pierpaolo Piastra, a cui poi è stato dato il via e si sono aggiunti tanti altri che però menzioneremo nel corso della serata. Vi tengo un po' di sorpresa adesso, anche perché abbiamo già una sorpresa nella sorpresa. La più grande, ve l'ho presentata, è Emanuela Fogliero, ma questa sera, si sente un po' anche dall'eco, c'è in contemporanea niente meno che il Festival Europeo del Cinema da Lecce. E siamo già collegati, chiedo alla nostra regista, come ti chiami? Come? Blerina, da piccola Blair. No, Blerina, bella, bello. Un applauso a Blerina, che sta facendo i salti mortali. Anzi, e ringraziamo anche il patrono Silvio Penni, oltre che le tre altre, Vittorio Mastrorilli, che è qui presente. Non vuoi l'applauso? È veramente artista. No, dobbiamo cominciare. Allora, abbiamo in collegamento il regista, il papà, il Deus Ex Machina di The Christmas Show. Adesso vi vedrà anche lui, lo vediamo anche sul maxi schermo. Eccomi qui, ciao Alberto, vi presento a tutti, se si vede adesso il collegamento, riusciamo? Allora, intanto inviterei qui il assessore, venga assessore, nel frattempo che mette il video sul maxi schermo. Ecco così. Poi anche scusa Alberto, qui abbiamo un po' di
di inconvenienti tecnici, ma adesso li stiamo risolvendo grazie alla nostra ballerina. Allora, intanto, prima di vederti, ti possiamo sentire? Prova a parlare, Alberto. Sì, io mi sentite? Ah sì, perfettamente. Ecco, adesso sta comparendo anche la tua immagine. Buonasera a tutti. Ecco, adesso ti vediamo anche sul grande schermo. Ecco qui, il regista di The Christmas Show. Mi sentiate? Sì, sì, ti sentiamo. Io non voglio rubarvi troppo tempo né rubare la scena ai tuoi ospiti, che so che saranno numerosi. Volevo innanzitutto ringraziare tutti voi per l'ospitalità e per essere lì a vedere il mio film, il nostro film, e quindi sono onorato di questo, grazie mille. Senti, Alberto, tu sei già conosciuto al grande pubblico per grandi trasmissioni, per grandi programmi fiction come Distretto di Polizia e poi per altre opere cinematografiche come Un figlio di nome Erasmus, che è stato il tuo ultimo film. In questo film nuovo, The Christmas Show, cosa hai dato di te che ti ha consentito di esprimere qualche novità che non eri mai riuscito prima d'ora? Ma secondo me in questo film c'è tutta quella magia del Natale che dovrebbe stare in noi sempre, non solo a Natale, anche ad agosto. No? È questo senso che ci rende ancora un po' bambini, no? Infatti il mio film è una favola che rende l'anima, spero, per chi la veda, un pochino più leggera, e ne abbiamo bisogno. Insomma, un film per tutti, possono vedere dei bambini, è una favola per grandi e per piccoli, insomma è un bel film, sono molto felice di averlo scritto e fatto, insomma, e poi con degli attori straordinari che lo popolano, no? Certo. E quindi, insomma, grazie a voi, infatti, di essere lì. Infatti tra poco lo vedremo. Allora, però c'è una sorpresa, Alberto. Questa notte il galà del cinema è un po' come una piccola notte degli Oscarini, diciamo. Però abbiamo qui con me, adesso te la faccio inquadrare meglio con i nostri potenti mezzi. Eccola qui, questa bella elegante signora, è niente meno che il nostro vice sindaco e assessore alla cultura e pari opportunità, poi c'è altro. Questo è marketing territoriale. La dottoressa Laura Succi, che adesso deve premiare, non lo so chi sfida, io giuro che non lo so, mi sa un gran naso, perché? Non capisco. Giuro che non lo so, deve premiare il miglior regista. Allora, assessore, vice sindaco, vuole aprire la busta? Sorpresa, molto curiosa questa sera di capire un po'. Vince il premio come miglior regia. So che bisogna fare una pausa. Sì, ora mandiamo la pubblicità intanto. Prego. Alberto Ferrari. Alberto Ferrari per Christmas Show. E ti consegno anche, poi te la faremo avere, la vedi? Eccola qui, la targa che ti consegneremo. Senti, Alberto, prima di scappare, che so che lì a Lecce avete un programma molto intenso, ho saputo che il protagonista Raul è un po' indisposto, perché lo aspettavamo tutti. Non ti sentiamo più, Alberto. Adesso è andato via tutto. Ecco di nuovo. Ti sento piano, ma faccio io da ripetitore, dai. Avuto ecco, adesso ti sentiamo. Una piccola operazione, questa operazione mi hanno tolto dei piccoli chiodi da una vecchia frattura, soltanto che ha caricato così tanto in questi giorni di promozione che adesso è immobile a letto con il ghiaccio sulla gamba e con la ferita che tende, ahimè, a riaprirsi, ma non voglio fare un horror nel descrivere la cosa. Soltanto che qui, infatti, a Lecce lo attenderanno alla fine della proiezione che è in corso adesso qua, e quindi voleva anche lui unirsi a voi e salutarvi, e mi ha detto di porgere il suo saluto a tutta Saronno, perché insomma il film è indirizzato a tutti, sapeva della manifestazione e mi ha detto di salutarti tutti, quindi volevo che giungesse anche il suo saluto. E quindi grazie, assessore. Beh, allora grazie. Senti, sicuramente farà bene a Raul, io, the winner is per il miglior attore protagonista Raul Bova. Dagli notizia, poi darò la produzione alla targa
e la riceverà. Questo sarà meglio, però lo vogliamo qui a Salorno, che specialmente le signore, che sono aspettarlo braccia aperte. Assolutamente glielo dirò e senz'altro farà un video e ve lo posteremo nei prossimi giorni. Ma i premi chi li ritira, Carlo? Chi è che ritira i premi? A ritirare il premio? Sì, chi ritira i nostri premi? C'è qualcuno che li ritira fisicamente? Hai previsto? Nel senso c'è qualche attore, attrice che sì, magari... Sì, beh certo, guarda, li possiamo dare, ma tu già mi porti avanti nella scaletta. Allora no, non ti voglio anticipare nulla. No, allora diciamo che li darò a certe attrici che sono qui presenti, che non ho ancora presentato perché abbiamo appena cominciato, di The Christmas Show. Se volete fare un saluto, farvi vedere, venite qui, così magari vi saluto. Poi vi presento bene, Guarda. Allora, e poi Alberto ti saluta anche, abbiamo qui una veramente la guest star stasera, Emanuela Fogliero, che è qui. Sì, ci vede, eccola qui. Alberto, ci sei? Alberto? Ah, eccolo qui. Alberto, c'è Emanuela Fogliero. Emanuela. Ciao. Grazie. E invece le altre attrici, eccole qui, tu le riconoscerai, dopo li presento. Li vedi là in fondo? Ecco. Oh, caspita. Ecco, guarda. Poi c'è un'altra. Perché se sono due grandi attrici del film, che poi sono legate anche da un legame tra di loro, che svelerai tu se vuoi. Sono due grandi attrici, Francesca Giovannetti, che ha fatto tantissimi film e tantissima fiction, e poi Alicia Andrea Ferrari, che anche lei ha la sua prima esperienza importante. Ma Carlo, io non voglio rubarvi la scena e voglio lasciare a voi, tutta la platea, alle tue attrici, a te. Senti, noi ti ringraziamo. Non voglio rubare anche È il satellite, Alberto, c'è il satellite in orbita che sta girando. Voglio dimenticare anche te. Grazie. Voglio dimenticare anche il tuo butto, anche. Grazie mille, Alberto, troppo gentile. Questo lo vogliamo dire o no? Che ci siamo divertiti. Non ti si sente questo più veramente, è un segno del destino, Alberto, non ti si sente. Vai a scatti. Pronto? Ok. Abbiamo perso, eccolo qui. Dicevo che poi abbiamo la concorrenza che ci dà qualche problema. Non sentiamo. Non è vero. Come ci siamo divertiti. Ecco, mi sentite? Adesso ti abbiamo ripreso, ma non ti vediamo. Ecco. Eccoci qua. Ragazzi, vi saluto, non voglio farvi perdere. Va bene. Alberto, ti aspettiamo a Salorno. Grazie mille, Salorno. Ciao, grazie a te, Alberto. Saluto a tutti a Lecce. Grazie. Adesso, eccolo qui, grazie per lui. Richiamiamo qui con noi per fare una premiazione, per consegnare il premio al miglior trucco e make up, Emanuela Fogliero. Allora, del film, insomma, bisogna vederlo, no? Per poi raccontare adesso, però sono felice di premiare questo personaggio che è veramente eccezionale. Eccolo qua, questa è la busta per il miglior trucco. C'è la suspense. Allora, vince il premio come miglior trucco e make-up designer Andrea Leanza per Sassi. Andrea Leanza, eccolo qui. Spero che cerchi di tu come i programmi da qualcun altro.
No, vabbè, allora, per chi non lo sapesse, ma tutti lo sanno, ecco, chi lui ha truccato nel film dove è diventato nel film ha truccato Favino e dove sembrava, e anche lui mi ricordo che in alcune interviste ha parlato di questo trucco pazzesco. A quante ore va sottoposto il trucco? All'inizio le prime volte arrivavamo quasi a 6, dopo la prima settimana ci siamo stabilizzati a 4. E a volte lui si addormentava, ma la cosa eccezionale è che proprio quando ha girato questo film delle persone che conoscevano Bettino Craxi vedevano lui e si spaventavano, no? Perché sembrava proprio... Beh sì, c'è stato soprattutto il custode della villa, che è stato anche l'autista di Craxi per un bel po'. Quando l'ha visto per la prima volta sul set arrivare è rimasto impressionato, ha chiamato la figlia di Craxi, ha detto c'è qua tuo papà, ho visto un fantasma. Sì, tu hai iniziato tanto tempo fa perché hai lavorato anche a Mediaset? Sì, diciamo, beh, ho iniziato appunto facendo qualcosa per la TV e poi pian piano sono entrato più nel mondo del cinema e adesso sono un po' di anni almeno. David di Donatello? Sì, due candidature e una appunto. Veramente complimenti, quindi questo è uno dei tanti premi che riceverai, complimenti. Abbiamo anche un contributo video, credo. Ah, ecco. Dei suoi lavori. Grazie Manuela, poi ci ritroviamo più tardi. Grazie Andrea Leanza, che credo che ormai tu dopo Giuditta Pasta sei l'artista più famoso di Salò. Vero o no? Aspettiamo il beat, cioè è pronto, ok. Ah, perché dovete sapere che io veramente ho conosciuto Andrea circa 10 anni fa, casualmente, e ero andato nel suo laboratorio e faceva già cose. Spero nessuno si sia impressionato troppo. Ogni volta che alla fine di un film vedete la scritta su questa produzione non è stato fatto del male a nessun animale, è perché dietro c'è gente come noi che fa queste cose.
e quando c'è bisogno di vedere degli animali feriti, morti o così, noi li riproduciamo in modo più realistico. E questo video bellissimo è stato girato e montato da Fred Cavallini, che è un regista saronnese che è qui con noi in sala stasera, e quindi grazie Fred, bellissimo. Eccolo qui, scendi giù allora, perché dopo scendi giù, no, perché sei giovane. Anzi, a proposito di giovani, adesso entriamo nella premiazione della categoria delle giovani attrici emergenti, però per premiare chiamerei qui il maestro Ernesto Leo. Ernesto Leo, credo che quasi tutti i saronnesi lo conoscono, direttore d'orchestra, insegnante di musica, ha tenuto concerti proprio anche sulle colonne sonore. E poi tra l'altro mi dicevi che tu tempo fa componesti una musica che si chiamava Altre Storie, proprio come la casa di distribuzione di The Christmas Show. Esatto, esattamente, dunque 30 anni fa per la televisione svizzera, 20 documentari, il titolo della serie era Altre Storie, ed erano 20 filmati. Perbacco, grazie Ernesto. Allora ci leggi il nome di chi vince come giovane attrice emergente, esordiente? Vince il premio come miglior attrice esordiente Alice Andrea Ferrari per The Christmas Show. Ora qui abbiamo intervista prima consegna il premio, che bello dire queste cose, consegna il premio il maestro Ernesto Leo a Alice Ferrari. Alice, non abbiamo ancora visto il film, però io che lo so, anzi mi viene fuori dagli occhi oramai, perché lo so a memoria, dovete sapere che Alice è giovane ma è un'artista completa, perché oltre che recitare, canta e suona la chitarra, e vedrete, noterete, canta benissimo. Non ho mai avuto occasione di chiederlo, ma adesso te lo chiedo. Ma dove hai imparato a cantare? Hai cominciato sotto la doccia o hai avuto un altro percorso? Allora, sicuramente ho iniziato sotto la doccia quando ero molto molto piccola, avevo circa 5 anni, e allora ho chiesto insomma di andare a studiare canto, e per 10 anni ho studiato al Conservatorio di Santa Cecilia nel coro delle voci bianche, e quindi ho studiato molto, ed è stato sicuramente bellissimo avere l'opportunità di poter lavorare con dei grandissimi maestri d'orchestra come Pappano oppure il mio maestro di coro Cirovisco, e ho avuto l'onore di cantare al Festival dei Due Monti di Spoleto insieme a Marion Cotillard. Mamma mia, e sei ancora piccola, minorenne, intendo dire, ma se qualche volta ti presenti per qualche concerto, dopo la sentiamo con l'orchestra europea. Prima abbiamo avuto il Festival Europeo del Cinema, lei rappresenta il Festival Europeo della Musica. Un'altra domanda, Alice, nel film poi interpreta proprio Alice, che è una delle comunque co-protagoniste. La tua prima esperienza, ti sei trovata a lavorare nel ruolo di mamma con Serena Utieri. Sì. Qual è stato questo impatto appena ti sei trovata di Chuck, Serena Utieri davanti a te? Allora, prima del Chuck volevo assolutamente urlare perché avevo Elsa davanti a me, però una volta che il Chuck ho detto ok, no, stai recitando, e quindi sì, è stato assolutamente scioccante, e lei è una persona carinissima, è sempre stata gentilissima con me, mi ha insegnato tanto durante il periodo in cui stavo girando insieme a lei, come tutti gli altri membri del cast, quindi sono veramente molto fortunata di aver interpretato sua figlia nella mia prima esperienza al cinema, insomma. Davvero professionista. Allora facciamo un grande in bocca al lupo a te per la tua carriera, che sicuramente da oggi prenderà il volo, perché sei molto brava, e ringraziamo anche il maestro Leo, che sa mai che qualche volta avrete un connubio musica e canto insieme, chi lo sa. Grazie a voi, grazie mille. Grazie ancora al maestro Leo. Benissimo, continuiamo ora e premiamo ora il miglior attore co-protagonista, e a consegnare il premio c'è un'attrice e coreografa e ballerina saronnese, Anna Galoppo. Eccola qui, che bello vederti. Stasera sono circondato veramente da donne belle. Grazie di essere qui. Allora, ci svegli
Vince il premio come miglior attore protagonista Raul Bova. Hanno dato la busta. Chi mi ha dato questa busta? Ma fate anche gli scherzi qua. Guarda, siete dispettosi. Infatti, perché vedi qui cosa c'è scritto protagonista? Perché hanno dato la busta? Non ho detto niente. Dopo facciamo i conti, eh. Vince il premio come miglior attore come protagonista Francesco Pannofino per The Christmas Show. Bene, e abbiamo il video di Francesco Pannofino. Se, se parte. Ecco, ecco. Ciao a tutti, una buona serata, sarà sicuramente divertente. Ciao Charles Maxwell che ha organizzato questa bella serata alla quale purtroppo non posso partecipare perché sono impegnato altrove. Un saluto a tutti i miei compagni di lavoro, Alberto Ferrari, il regista, Pierpaolo Piastra, il produttore, e speriamo di vederci in un'altra occasione. Al più presto, ma voglio mandare un grande abbraccio a tutti i saronnesi. Spero davvero di venire al più presto nella vostra bella città, magari in teatro oppure a trovarvi così per una semplice visita. Vi abbraccio tutti e spero di vedervi presto. Dai, dai, dai. Poi faremo avere la targa anche a Francesco Pannofino, che devo dire è un attore eccezionale. È bravissimo, con una grande duttilità, credetemi, a passare da ruoli comici a ruoli drammatici. Bene, allora proseguiamo perché il tempo scorre e ora è il momento di premiare la miglior sceneggiatura e a consegnare il premio a nome dell'associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta abbiamo Luciana Legnani. Bene, allora, chi vince il premio per la miglior sceneggiatura? Allora, vince il premio come migliore sceneggiatura Luciano Sirighini Caragnani per una corsa in bicicletta e a colpi di pedale. Luciano Sirighini Caragnani, eccolo qui, sua altezza, guardate quanto è alto. Adesso io sembrerò un nano. Ciao Luciano. Buonasera a tutti quanti. Grazie Carlo. Luciana ti consegna il premio. Grazie da Luciana a Luciano. Rimaniamo il tema. Senti, Luciano, tu sei saronnese e hai fatto questi due film, una sceneggiatura basata su un saronnese, giusto? Sì, io sono genovese, ho piantato a Saronno, ormai mi sento saronnese adottato. Di nobili origini, se non sbaglio. Di nobili origini, non saronnese, comunque. Saronno ci abbiamo poco, ma la porto nel cuore, la mia città ormai da più di 10 anni. È una storia incentrata sulla vita di un saronnese, di un imprenditore saronnese, Gianfranco Librandi. Potete vedere il primo capitolo su Amazon Prime, il secondo è su Cine ancora per qualche settimana, su Prime anche quello. Bene, e adesso abbiamo anche un contributo, poi tra l'altro ringraziamo anche Gianfranco Librandi perché con lui ho fatto tante cose all'epoca di Satelio, se lo ricorderete. Infatti ci dovevo prima l'intervista qui a Pinamaro Varsa e tante altre cose, poi lui ha preso l'impegno politico che sta portando avanti e farà tante belle cose anche in questo campo, poi è un grande imprenditore per la nostra città, quindi è una risorsa anche dal punto di vista del lavoro, dell'economia, del nostro tessuto urbano. E poi ha dato a te la possibilità di fare lo spunto per questo film che andremo tutti di nuovo a rivedere, chi non l'ha ancora visto al preantra è stato proiettato. Assolutamente, una grandissima storia, una storia che insegna veramente tanto perché racconta la vita di un ragazzo che non aveva nulla e proprio con il suo coraggio, con la sua determinazione è riuscito a diventare uno dei più grandi imprenditori italiani e uno dei più importanti d'Europa. Anzi, adesso vediamo proprio uno spezzone di queste opere dirette e scritte da Luciano Sirighini Caragnani. Grazie.
sento l'importanza di questo periodo storico e io come imprenditore mi sento chiamato in causa per aiutare questo paese. Noi possiamo davvero riformare l'Italia e io accetto questa sfida. E io, caro Gianfranco, sarò con te in questa nuova scommessa e sono certa che vincerai. Le agenzie di rating faranno il loro lavoro. C'è tanto da fare, dottor Librandi, c'è tanto da fare. L'insegnamento di San Francesco era questo. Francesco, in ogni persona, ricercava il volto di Dio. Qui serve la politica del fare, non del parlare. Gianfranco, sei stato eletto! E vai! Vai, va così. E se ne avrai la possibilità, cambia questo paese. Là fuori c'è gente che ogni giorno combatte delle battaglie di cui tu non sai nulla. Benvenuto. Grazie. Ma ci conosciamo? Beh, qui ci conosciamo un po' tutti. Come minimo e come massimo vuoi metterti tu a celebrare le nozze al posto del sacerdote? Magari. Io sento che lì posso dare sfogo ai miei sogni. Io ho tante idee in testa. Assapora le cose del passato, vivi il presente e soprattutto crea qualcosa di buono per il futuro. Vedi, a Montecitorio, come nella vita, ci sono solo tanti soldatini di piombo. E noi dobbiamo utilizzare questo periodo di opposizione per quel grande progetto che abbiamo di rilanciare l'Italia. Davanti a tutti i problemi non potevamo far finta di niente. Per trovare una soluzione abbiamo chiesto un nuovo governo. Avevo tutto per davvero. Era il riscatto che cercavi. Ed era tu. La scommessa per il futuro? Ma la scommessa per il futuro è l'Africa. Gianfranco, hai creato un'azienda a livello mondiale. Beh, sai, tutto è partito da una corsa in bicicletta. E poi a colpi di pedali. Senza frenare mai. Quel cuore grande che nel petto hai. E poi Gianfranco lo sai. Quegli occhi ti hanno insegnato la dignità. Senza frenare mai. Difendi chi si trova. Benissimo, e ora andiamo avanti per la prossima premiazione. Chiamo un saronnese che fa un'attività molto importante a livello nazionale, si chiama Emilio Borroni, vieni qua, dottore Emilio Borroni, scusate, è un, voglio sapere, Emilio Borroni è un discepolo del grande psichiatra americano Brian Weiss, esperto anche in regressioni, e lui in Italia è il numero uno, dopo che ha studiato, vabbè, questo lo dico io perché lo so, anzi vieni qui, non stare lì, vieni qui nel centro, ecco che ti dico, ecco. Allora, Emilio, qui non c'è bisogno che fai un'analisi, basta che leggi, e hai il ruolo importante di premiare, ma è tutto. Va bene. Buonasera a tutti intanto, grazie, grazie anche per questa opportunità. E? Anzi, lo vedete così esperto, perché noi siamo nati lo stesso giorno. Già, è vero. Qualcosa ci accomuna e ci lega in tante altre vite. Benissimo, andiamo avanti, se no facciamo una certa. Funziona? Sì, allora continuiamo. Vince il premio come miglior attrice non protagonista Francesca Giovannetti. Francesca. Ecco qui. Ah, scusa, questo chi lo No. Grazie mille. Ora, Francesca Giovannetti, voi che siete salonnesi, la ricorderete perché già ebbe i suoi esordi su una TV locale Tele Lombardia. Sì, sì, io iniziai da giovanissima Tele Lombardia, facevo una trasmissione allora molto conosciuta che era Questo di Agui Stadio. E quindi sì, partì da lì, però prima molto teatro, poi mi rapì il cinema e la fiction, però sono molto legata, a parte sono milanese di origini anche se vivo a Roma, però sono molto legata a questo territorio, certo. Mi fa piacere molto essere qui. Senti, tu nel film che vedremo tra poco
reciti il ruolo di una regista. Yes. Regista di un reality che è quello appunto del Christmas Show. Esatto. Ma se ti proponessero di entrare in un reality come concorrente, tu accetteresti? Ecco, questa è una bella domanda e forse dovrei fare qualche seduta di analisi per capire da che parte andare, perché sì, come attrice sono sicuramente molto spigliata, molto partecipativa, mi piace la socialità, però nel privato sono molto, molto timida e riservata, quindi credo che sarebbe molto difficile per me partecipare a un reality show, a meno che non inventassero uno tipo da sola sull'isola deserta, allora magari potrebbe farci. Esatto, non volevo dirlo, ma sì. Senti, rapidamente, perché sono un po' in ritardo. Sì. Progetti per il futuro, anche per adesso? Sì, allora, rientrando a Roma la prossima settimana, comincio le prove di uno spettacolo teatrale molto bello, tratto dal film Quasi Amici, che è un'opera veramente molto, molto interessante e carina, insieme a Massimo Vini e Paolo Ruffini. Quindi sono molto felice anche perché riprenderò a fare teatro dopo parecchi anni. Perché da mamma di due splendide ragazze era un po' complicato andare in tournée, invece ora che sono un pochino più grandi mi concedo questa tournée lunga, perché già quest'anno saranno più di 4 mesi in giro per l'Italia. Sì, però un bel impegno. Bene, sì. Ti auguriamo un grande successo. Grazie. Per questa avventura. Grazie a Francesca e grazie anche a lui per voi. E andiamo avanti ora con il prossimo premio, che verrà consegnato da un attore saronnese di teatro dialettale. No, in questo momento non si può. Ah, ho capito, allora andiamo avanti e presentiamo allora il premio che viene consegnato dal direttore di Radio Orizzonti, Massimo Tallarini, un volto conosciuto da tutti qui in città, di un'importante radio che anche Radio Orizzonti c'è da tanti anni, giusto? 36 anni, la mia è quasi, ha raggiunto quasi la metà, io sono un po' più giovane. Dunque, Massimo, sentiamo stasera... cosa mi devi chiedere, tremo già dopo le domande che fai. No, devi premiare la miglior attrice protagonista. Sei sicuro che è protagonista, non è la co-protagonista. Se non mi hanno fatto altri scherzi, se non puoi... L'ho controllato prima. Altrimenti trasformo la in una seduta di wrestling. Allora, vince il premio come miglior attrice protagonista... Serena Autieri. Serena Autieri, abbiamo anche lei, ci manda il saluto. Buonasera signore e signori, sono di nuovo qui, ho fatto un salto intertemporale spazio-tempo e vedete chi ho qui con me, la grande, unica, bravissima, bellissima Serena Autieri. Grazie, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, come state? Il pubblico di Salone e del cinema Silvio Pellico. Ti saluto con grande affetto e con grande dispiacere che non posso essere lì con voi, mannaggia, ma spero di tornarci presto. Serena, col patrocinio del Comune di Saronno, sì, in collaborazione con la Via Procaccia, sì, e il Cinema Silvio Pellico, ho il piacere e l'onore di consegnarti il premio come miglior attrice protagonista per The Christmas Show. Ma grazie, ma veramente? Certo, io non certo. So. Grazie. La giuria ha votato pressoché all'unanimità, anzi all'unanimità, per te come miglior attrice protagonista. Grazie, io voglio ringraziare la produzione di questo film, la Production e Piermolo Piastra, perché davvero abbiamo bisogno di uomini come lui nel cinema italiano, coraggio, passione, determinazione e grande professionalità. Quindi grazie a lui e a tutte le maestranze, a tutto il regista, a tutti gli attori che hanno fatto questo film, Paolo Roma, e insomma spero vi piaccia, spero vi divertiate, che voi vi possiate emozionare e vivere un po' di magia del Natale e con i sentimenti che in questo momento ne abbiamo bisogno. E viva The Christmas Show e viva il Natale. Grazie a tutti voi e sarò. Bene, dopo Serena Autieri, invito qui un attore saronnese di teatro dialettale,
vieni, vieni pure qui. Gin amatoriale, Gino Grassi. Virgilio. Se vuoi puoi parlare anche in dialetto. Di fronte a tanta professionalità mi sento un momentino con un complesso di inferiorità. Comunque, ho fatto anche questo. Vorrei condividere però questo premio con la mia compagna di lavoro che è qui presente, l'ho vista prima. Vieni, Regina. Ah, questo per di Manuela, va bene, il giorno dopo. Ex aequo il premio. Poi voglio anche citare il nostro regista di compagnia, Franco Belli, nonché docente dell'Uni3 di Saronno, che è un competente professore. La prossima volta prendiamo l'elenco telefonico e continuiamo. No, allora, Franco Belli andava a citare. Va bene, grazie. Ah sì, prende il regista. Allora, tu devi premiare il miglior lungometraggio. Il miglior lungometraggio? Sì, devi premiare la busta. E poi lo dire anche in dialetto. Il bello della diretta. Allora, vince il premio come miglior lungometraggio Ivan Brusa per Faccio una strada al 75%. Ecco qui il giovanissimo Ivan Brusa. Il titolo che ha già ristabilito. Sì, non spaventatevi, perché Faccio una strage al 75% è proprio un film che è girato a Saronno, giusto Ivan? Oh, sì, abbiamo girato a Saronno, non ci sono state stragi, se sì. Sì, abbiamo girato a Saronno, sono contento di averlo girato per l'ennesima volta, insomma, in questa bellissima città. Infatti molti sognano di andare a Hollywood, invece tu sei appena a Saronno. Ma non ci andrei a Hollywood, ho paura del ruolo per andare in America. Ah, ecco! No, ho già girato delle cose a Saronno, appunto, con Luciano come aiuto regista, perché ho fatto l'avventura di Faga, grazie agli amici di Saronno, insomma. Adesso anche questo, spero che continuiamo così, insomma. Spero che a Saronno possa ospitare tanti film anche nel prossimo futuro. Bene, dai, ci auguriamo. Allora, vediamo uno spezzone veloce del tuo lavoro, di questo lungometraggio, che uscirà quando? Primavera 2023. Quindi è un'anteprima. Prima mondiale. Una strage, ma state tranquilli, non succederà niente. Grazie. Credo. Villa, lei è uno strano, lo sa. Facciamo le stories su Instagram. Perché bofonchi sempre? Perché sei sempre incazzato? È veramente un mondo che gira al contrario. E quello che mi fa incazzare, ma incazzare veramente, è che non fanno nulla di nulla di nulla, neanche per provare a cambiare un po' le cose. Un po' di decenza, dai! Decenza? Ma tu sei qui per fare uno scherzo! Ti andrebbe di diventare famoso? Guarda, non ho nessun talento in particolare, mi spiace. Talento? Non ci vuole nessun talento per diventare famoso. Tornerò quando ti sarai calmato, ok? E da un lungometraggio girato a Saronno andiamo in ambito internazionale. Ci stiamo avvicinando ormai alla conclusione, il penultimo premio. Invito qui a premiare un grande fotografo saronnese che ha fatto anche tante campagne pubblicitarie e cortometraggi, Davide Perfetti. Grazie Davide, benvenuto. Allora, Davide Perfetti premierà la miglior attrice internazionale e poi scopriremo il perché. Allora, il
premio, il vice premio per la miglior attrice internazionale per il film Le Otto Montagne, Elena Lietti. Elena Lietti, perché questo film, Le Otto Montagne, pur essendo lei savonese, è una coproduzione non solo italiana ma anche francese e belga. A ritrarre il premio stasera Elena è in scena perché è diventata veramente una grande attrice richiesta non solo in Italia ma anche all'estero, e allora è proprio l'assessore, di nuovo la invitiamo qui, Laura Succi, a cui diamo l'incarico di consegnare. Grazie da tanti di Elena, che è stata tre volte in questo salone, una persona deliziosa oltre che una grandissima attrice, grazie da parte sua. Grazie, grazie all'assessore, grazie a Davide Perfetti. Allora, avevo chiamato Fred Cavallini, è qui, o ancora lassù? Ecco, scendi un momento che ti vogliamo conoscere come giovane regista, giusto? Perché ti faremo fare un premio con l'auspicio di una grande carriera, proprio per il premio, l'ultimo che abbiamo, per il miglior produttore. Però prima, Fred, vogliamo sapere qualcosa di te. Vieni, non essere timido, sarai mica timido. Che sia, poi conosci Andrea che fa di quei mostri di plastica, anzi con resine ipossiliche, giusto? No, ma una volta erano quelle, silicone. Ah, quello che si usa per i box doccia. Ah, per le protesi in campo medico. Ho capito. Allora Fred, raccontaci un po' di te. Tu sei giovanissimo. Sono molto meno giovane di quello che sembro, ma prendo le vitamine, quindi. Allora poi ci dici la marca che così prendiamo anche noi. E hai collaborato con Andrea? Allora sì, noi siamo amici da molto tempo, in realtà è stata una piccola collaborazione, una sorta di favore per il quale abbiamo un'esperienza professionale. È nata certa dall'amicizia di un'esperienza professionale. Esattamente, diciamo che lui è in effetti davvero una celebrità, quindi nel senso ha fatto davvero una cosa facendo davvero un percorso importante, ma non a Salotto, cioè un percorso importante in Italia. E senti, ci dici qualche tua opera che hai fatto? Allora, in questo ci sono un po' di cortometraggi che ho diretto, ce n'è uno che si chiama Il Confessore, che è in distribuzione con Premiere Film, quindi in realtà non posso ancora mostrarvelo perché è in distribuzione, e stiamo lavorando adesso ad un altro progetto insieme a tre colleghi dell'associazione, l'associazione di registi di Milano, ma anche di Roma. Allora ci dobbiamo ricordare questo tipo, Il Confessore, Fred. Allora, però magari fra qualche mese, quando ho finito il lavoro, il giro dei festival, sarà un piacere. Sì, volentieri. Allora, con l'auspicio di avere una grande carriera, Fred, a te l'onore di dire qual è il miglior produttore. Ok. Allora, vince il premio come miglior produttore Pier Paolo Piastra e Monica Pietrazioni per The Christmas Show. Ritira il premio l'avvocato Massimo Vacca. Eh sì, qui. Cosa ho scritto? Anche con due. Mi giuro che c'è scritto così. Allora, l'avvocato, buonasera avvocato, consegnerà il premio a Pierpaolo Piastra e Monica Pedrazzini come migliori produttori. E grazie anche, e un grosso in bocca al lupo, a Fred Cavallini. Bene, allora, è arrivato il momento che aspettavate con tanta ansia di dare la parola alla nostra guest star, alla madrina della manifestazione, Emanuela Fogliero. Ma io stavo godendomi le tue parole. Temevo che ti venisse la cervicale perché ti venisse. Certo, infatti ero così, c'ero già la cervicale. Beh, che dire, insomma. A me l'onore il film, allora facciamolo insieme. Insomma, io per tanti anni ho presentato i bellissimi, ho partecipato a un film di Natale che era Merry Christmas. Infatti c'è un collegamento, Merry Christmas e Christmas Show. Esatto, quindi signori e signori, vi lascio a una fantastica serata con Christmas Show e tutti i suoi protagonisti. Buona serata a tutti. Grazie mille. Cosa c'è? Anna?
vince il premio come miglior soggetto originale e miglior attore non protagonista, Charles Anthony Russell per The Christmas Show. Un applauso. Complimenti. Ma sei tu che illumini questa sera. Conoscere anche le nuove leve della regia. Ma no, guarda, questo film veramente, dicevo prima, è nato quando pensavo con il produttore per Paolo Piastra a come sarebbe cambiato un po' il mondo, anche il gusto del pubblico, dopo 2 anni chiusi praticamente quasi sempre in casa. E dicevamo, beh, probabilmente fare una storia di Natale che occorre sempre un elemento magico di fantasia, con un Babbo Natale che fa delle magie. Non ci credevamo più. Esatto, diventava poco credibile. Allora poi mi è venuta l'intuizione di pensare, guardando i ragazzi, quello che fanno oggi, usano videogiochi o altro, di inventare una sorta di videogioco interattivo, ma con una sorta di intelligenza umana capace di emozioni, che potesse aiutare un bambino, mi ero ispirato anche a film americani su questo, perché la verità, a crescere, quindi essere lui il mago di se stesso, affrontando le difficoltà di ogni giorno. Christmas poi che arriva da Christmas, messa di Cristo, e Cristo è l'amore. Quindi gli ho detto, per Paolo Piastra ha concordato, facciamo un film basato sull'amore, sui valori fondamentali della famiglia, l'amicizia, l'amore per il lavoro anche. L'idea è piaciuta, poi sono andate avanti finché è arrivato appunto il grande regista Alberto Ferrari, il cast meraviglioso che voi avete visto, e oggi, come dicevo, quel percorso cominciato qui col mio primo film, oggi si conclude, almeno si conclude per questo film, però poi non vi dico niente, anzi, una parentesi se mi permettete. Volevo dedicare questo film a una persona che aveva creduto in me in questo progetto, che oggi protegge questo film, quest'opera nella quinta dimensione, ed è Alessandro Cardelli, a cui chiedo un applauso. C'è qui la moglie Mariella. Senti, Emanuele, lascio a te il compito di concludere questa serata. Come hai visto? Guarda, anche il fotografo ci ha fatto la foto. Beh, che dire, appunto questo film di Natale è un film che va bene anche per i ragazzini. Sì. Tipo mio figlio ha 14 anni, insomma, con i videogiochi, quindi hai inventato, tra virgolette, non inventato ma creato in questo momento brutto che era stato, insomma, la pandemia, vedi, c'è stata questa creatività che ha unito un po', sì, un po' tutti. Speriamo di portare la luce. Certo. Grazie a tutti. Grazie infinite a Emanuela Fogliero, che continueremo a seguire in televisione e in tutte le sue notizie. Sì. Sì, ecco, poi adesso non li vediamo perché poi è stato ingombrante. Abbiamo anche gli omaggi floreali per le nostre 2 attrici. Mi aiutate a consegnare. Intanto possiamo partire con il film, grazie.